Sì, grazie Presidente. Con questa risoluzione vogliamo portare all'attenzione di questa Assemblea il tema relativo all'iscrizione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali senza la disposizione di un tribunale. Come sapete, il primo comune a fare questo tipo di scelta, a nostro avviso storica, è stato il comune di Torino con la sindaca Appendino, che ha riconosciuto per la prima volta in questo paese la doppia genitorialità, in questo caso di due madri, anche dei bambini nati in Italia, andando oltre quel limbo giuridico mai disciplinato della legge 40 del 2004. Una scelta pionieristica, un atto di grande coraggio e civiltà, grazie appunto alla legge 40 che riconosce come genitori di bambini nati da tecniche di fecondazione artificiale la coppia legalmente riconosciuta, che ha dato l'assenso ai trattamenti anche se questi trattamenti sono avvenuti all'estero, e insieme alla legge 40 la legge Cirinnà, che ha equiparato le coppie eterosessuali a quelle omosessuali. Ecco, il combinato di queste due disposizioni normative consente il riconoscimento dei figli da parte delle coppie omogenitoriali. Il caso Torino, dopo il caso Torino, è emersa una nuova sensibilità diffusa nel nostro paese. Infatti molti sindaci di altre città ne hanno seguito le linee. Chiedo scusa alla consigliera Piccinini, vedo gesti, movimenti e situazioni nell'ultima fila che non mi piacciono, per cui se avete qualcosa da dirvi uscite e lasciate che i lavori dell'aula proseguano in modo corretto e coerente a quello che stiamo facendo. Grazie. Quindi consigliera Piccini, prego. Dicevo che dopo il caso Torino è emersa una nuova sensibilità diffusa nel paese, perché molti sindaci di altre città hanno seguito l'esempio di Torino. Mi viene in mente Roma, Milano, Gabicce, Bologna, Catania e tanti altri comuni. Sindaci che si muovono sulla base di una legge che è vero è poco chiara, ma che grazie al combinato disposto di cui dicevamo prima, formalmente non discrimina i genitori arcobaleno. Ma nel frattempo, dove la legge non arriva, sono le sentenze a fare scuola. La questione sul piano tecnico è abbastanza complessa. A questo proposito, con questa risoluzione chiediamo che la Regione sia parte attiva nel sostenere, appunto sul piano tecnico e giuridico, i comuni che si trovano davanti a situazioni di questo tipo e che vogliono intraprendere la strada seguita dal Comune di Torino, proprio per garantire pari tutele e dignità ai figli delle coppie omogenitoriali. E a questo proposito chiediamo anche che la Giunta e questa maggioranza diano un segnale al Parlamento prendendo posizione in questo senso. Ma intanto io trovo, come al solito, sempre abbastanza divertenti le dichiarazioni del collega Caliandro, perché ogni volta sembrano piovere così, senza arte né parte, con considerazioni su un dibattito e presunte speculazioni politiche che non ci sono mai state. Però evidentemente la sua immaginazione va oltre la realtà. Quello che però è venuto fuori in maniera chiara è che chi gioca veramente a nascondino è proprio il Partito Democratico, perché su un tema in cui dovrebbe essere scontato il voto favorevole, invece attraverso quelle sì speculazioni politiche e motivazioni strumentali ci si nasconde, quindi si gioca a nascondino per evitare di affrontare un dibattito che all'interno del Partito Democratico vede posizioni differenti. Questa è la verità per cui oggi ci troviamo col Partito Democratico che non vota la nostra risoluzione. Quindi a me francamente dispiace molto, davo per scontato invece che vista la legge Cirinnà, visti i vostri sindaci che si stanno muovendo in questo senso nei comuni, davo per scontato che il voto fosse favorevole. Evidentemente i mal di pancia hanno avuto la meglio.